Nel cuore del Comelico, terra di Dolomiti, il comune di San Pietro di Cadore sorge al confine con l'Austria, ultimo lembo di Veneto, incastonato tra Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Il Comelico fa parte della regione storica del Cadore, dove le prime tracce della presenza umana risalgono alla preistoria, lasciate da cacciatori nomadi e da pastori transumanti. Terra di confine attraverso le Alpi, il Cadore ospitò in seguito Celti, Veneti antichi e Romani. Agli inizi del secondo millennio fu governato dalla famiglia dei Da Camino, di Schiatta Longobarda, poi dal patriarca di Aquileia ed infine, dal 1420, dalla Serenissima Repubblica di Venezia. Il Comelico entra nella storia con le prime attestazioni documentarie risalenti al XII secolo. Il comune di San Pietro ha circa 1600 abitanti che sono distribuiti in quattro frazioni e una borgata. Le frazioni sono Costalta, Valle, San Pietro e Presenaio e poi c'è la borgata di Mare. La frazione più alta è Costalta, che si trova a 1300 metri sul livello del mare. Il capoluogo invece è circa 1000 metri sul livello del mare. Ad ogni frazione corrisponde l'antica istituzione della regola, che è una comunione familiare nata per gestire il patrimonio agro-silvo-pastorale del territorio. Infatti basta guardarsi attorno per capire che questo meraviglioso territorio è rimasto intatto dal punto di vista ambientale e naturalistico. Una località a vocazione turistica che ha fatto della propria integrità culturale, paesaggistica e naturalistica una vera cifra stilistica. La borgata di San Pietro si caratterizza per la presenza del Palazzo Poli de Pol, progettato dall'architetto Baldassarre Longhena, che oggi ospita il municipio e numerosi eventi. Noi siamo nel Palazzo Poli de Pol, che adesso è il municipio di San Pietro dal 1930-33 circa. Ed è stato costruito da questi personaggi di questa grande famiglia Poli, una delle tante famiglie qui del Comelico che sono immerse nel XVI secolo, hanno cominciato a emergere come proprietari di terreni, di fondi, cominciati di legname, come notai soprattutto e amministratori. Quindi erano persone che erano dentro in tutte quante quelle che erano le faccende del Cadore, diciamo. Nella seconda metà del 600, i notai mercanti Giovanni e Giacomo Poli chiesero e ottennero di essere iscritti al Libro d'Oro del Patriziato Veneziano e costruirono tra il 1665 e il 1667 la villa nel loro borgo d'origine come simbolo di acquisita nobiltà. Se le linee architettoniche rimandano ai modelli lagunari, l'interno, con le sue sale affrescate da Girolamo Pellegrini, è una scoperta sorprendente. In questa sala in cui noi ci troviamo adesso è la stanza che si affaccia sulla piazza, si chiama stanza dei putti perché è decorata con questi puttini giocosi, che però ha una particolarità, rappresenta il sito della piazza così com'era in quel tempo, preso dal colle che sta dall'altra parte del torrente. Quindi è una visione che possiamo riconoscere benissimo anche adesso, tale e quale. Le montagne sono le stesse, le case sono un po' cambiate, però diciamo che è tutto quanto così com'era, lì dov'era. La seconda stanza invece è la stanza storica, dove si parla di Augusto, di Cleopatra. La prima invece, salendo sulle scale, subito a sinistra, è la stanza della mitologia. Ci sono dei personaggi mitologici che vengono descritti, Cadmo che uccide il drago, Callisto e Diana, Giunone che invoca Eolo. È uno molto grande, più grande di quanti, che ha due interpretazioni possibili, o il ratto di Proserpina, o il carro di Aurora. E se gli affreschi del palazzo Poli de Pol narrano un auspicio di magnificenza, la storia ci racconta che proprio a causa delle aspirazioni nobiliari e delle altre spese ad essa connesse, la famiglia cadde rapidamente in rovina.
Diametralmente opposta per tipologia costruttiva e gestione degli spazi, la casa tradizionale Angiulsai, nella frazione di Costalta. La costruzione, datata 1858, si distingue nettamente dalle abitazioni signorili e riporta il tratto distintivo di tutti i modelli arcaici di dimore del Comelico, ovvero l'originaria assenza di canne fumarie. Qui ci troviamo nel paese di Costalta, un paese che conserva ancora diversi esempi di architettura tipica, case in legno, che si sono salvate grazie al fatto che qui non ci sono stati grandi incendi che hanno distrutto interi paesi invece nel resto del Comelico. Quindi ci sono ancora una trentina di case di legno, costruite ovverosia con la tecnica Blockbau, che consiste in travi squadrate, orizzontali e incastrate ai lati, sugli angoli. Questa tipica casa poi ha un'altra caratteristica, cioè è una casa unifamiliare ma anche unitaria, nel senso che sotto lo stesso tetto è ospitata sia la parte abitativa sia la parte rustica, stalla e fienile. Da alcuni indizi che abbiamo rilevato si tratta di una casa fatta con elementi tolti da case più antiche, perché la tecnica Blockbau consente proprio questo intervento, cioè è una specie di Lego, se vogliamo, che è facilmente smontabile e rimontabile. Qui nel paese di Costalta, dove il terreno è piuttosto anche cedevole, succedeva spesso che una casa venisse smontata e rimontata in un posto più consono. E se gli antichi oggetti ci raccontano la vita quotidiana contadina nella casa di Angiulsai, gli abitanti della frazione di Costalta, grazie all'impegno della regola, hanno tentato negli anni di dar corpo e forma alle fisionomie degli antichi abitanti e alle leggende nate tra le vie nascoste delle antiche borgate con la manifestazione «Una statua di legno, in una casa di legno, in un paese di legno». L'Associazione Costalt'Arte nasce nella primavera del 2000 con l'intento di valorizzare questo nostro paese posto alle pendici del Monte Zovo. Sì, abbiamo cercato un aggancio, qualche cosa che potesse appunto dare lustro a questo paese e ci siamo resi conto che in effetti una particolarità, una unicità, una specificità il nostro paese ce l'ha ed è proprio quella di essere riuscito nel corso dei secoli a mantenere un discreto numero di case di legno. Queste statue raccontano la storia delle singole case e tramite la storia delle singole case quindi la storia dell'intero paese. Così a distanza adesso di 15 anni quello che sembrava essere un sogno, un'utopia, oggi è una realtà. Abbiamo questo museo a cielo aperto che è sicuramente unico nel suo genere sia nella provincia di Belluno ma riteniamo anche in tutto l'arco alpino. Un progetto che prosegue con la rinnovata iniziativa Leggendariamente, che congiunge Costalta alla Val Visdende attraverso l'antica via di Forcella Zovo. Un percorso ideale, sempre scandito da statue, antiche leggende e case in legno, che conduce alla valle che Giovanni Paolo II definì uno scrigno della natura, un dono del creato. Il Papa polacco l'ha percorsa e vi ha celebrato messa nel 1987 nella piccola chiesetta della Madonna delle Nevi. La Val Visdende, luogo di antichi alpeggi attraversata da decine di mulattiere e sentieri, rappresenta un paradiso per gli escursionisti che a piedi o in mountain bike possono raggiungere facilmente le pendici del Monte Peralba, dove nasce il fiume Piave, e di punti strategici della linea di confine con l'Austria. La Val Visdende è una delle ultime oasi selvagge sicuramente dell'arco alpino. Durante l'estate si può trovare un po' di tutto, no? da percorsi a piedi, a fondovalle, adatti per famiglie, bambini e la possibilità poi per quelli un pochino più allenati di andare, di
affrontare le strade in quota, in particolare la strada delle Malghe, che è uno dei percorsi che sta cominciando ad avere una certa risonanza, diciamo così. Sicuramente la Val Visdente d'invernale offre dei percorsi adatti a qualunque tipo di capacità, diciamo così, no? Delle cose semplici immerse in mezzo al bosco, piuttosto che anche affrontare i pendii in quota, perché non dimentichiamoci che qua si possono arrivare a quote anche relativamente alte, sui 2500-2600 metri, quindi è un paradiso per chi fa lo sci alpinismo oppure chi vuole affrontare questi percorsi con le ciaspe. Proprio dalla Val Visdende si accede alle più ardite cime dolomitiche della zona. Se lo sguardo spazia lungo tutto il profilo della cresta di confine, le mete più apprezzate dagli escursionisti sono il gruppo del Longerin e il gruppo del Monte Rinaldo. Dai campanili arditi, accesso preferenziale alle Dolomiti, che nel loro complesso sono dal 2009 patrimonio dell'umanità UNESCO. Ricco il paniere dei prodotti enogastronomici del territorio, dai tipici canederli alla polenta, dai formaggi ai salumi, fino al sapore composito dei funghi di montagna e ai pregiati mirtilli, senza dubbio da annoverare tra le irrinunciabili prelibatezze del bosco. Tornando ai dolci pianori della Val Visdende, vocati all'allevamento, è possibile raggiungere la Val Carnia, ancora oggi gestita dalle regole, dove crescono alcuni abeti rossi secolari che testimoniano l'importanza economica di questa preziosa risorsa per tutto il Comelico. Tra queste antiche piante si respira l'anima più piena di questa terra, come espresso compiutamente in queste poche parole di Giovanni Paolo II. Queste montagne suscitano nel cuore il senso dell'infinito, con il desiderio di sollevare la mente verso ciò che è sublime.